Ciao a tutti, qui è Flutter Photographer e oggi voglio fare un breve video sul test di curvatura a lunga distanza da Bayview State Park all'isola di Clark dell'isola San Juan nello stato di Washington. La distanza fra le due località è di circa 31,5 km sull'acqua e ho usato una reflex regolare e una reflex a infrarossi per scattare le immagini. Questo è il luogo dove ho scattato le fotografie da Bayview State Park e secondo Google Earth si trova a circa 5,1 metri sopra il livello del mare al momento della marea. La fotocamera puntava a nord-est a circa 318 gradi. Ecco la mappa nautica 18421, dove ho sovrapposto la traiettoria fra Bay State Park e l'isola di Clark, indicando anche dove si trova il punto della boa verde del canale. Sulla schermata di Google Earth si vede dove è posizionata la boa verde fra l'isola Blue Moose e a sinistra e l'isola Samish a destra, e qui un ingrandimento della boa sempre con Google Earth. Come referenza ho voluto includere questa immagine della boa verde del canale, che è tipico vederla nell'area dello stretto di Puget. Adesso stiamo guardando l'isola di Clark da Google Earth ad una distanza di 31,5 km da Bayview State Park, dove indico il punto più elevato dell'isola secondo le mappe topografiche. Ma diamo un'occhiata a Wikipedia per vedere che cosa ci dice sull'isola di Clark. È una delle isole San Juan dello stato di Washington, vicina all'isola Barnes, sulla costa nord-est dell'isola Orcas, è grande 22 ettari. Se osservate la freccia gialla, Wikipedia ci indica un'altezza di 95 piedi, pari a 29 metri. Questo è uno scatto a infrarossi, guardando a circa 318 gradi a nord-est verso l'isola di Clark. Ho usato un obiettivo da 50 mm simile a quello che vede un occhio umano. Non vedevo l'isola nel momento in cui ho scattato la foto, ma se andiamo a zoomare, qui si riesce a vedere il sottile contorno biancastro sopra l'orizzonte. E questa è l'isola di Clark. Ora diamo un'occhiata alla foto fatta con teleobiettivo da 1000 mm con la macchina reflex. Si vede la boa verde a sinistra a circa 10 km da Bayview State Park e la boa rossa a circa 13 km sulla destra. Se osserviamo la carta nautica, sono allineate nella direzione dell'isola Clark esattamente da dove ho scattato la fotografia. In questa foto regolare si riesce a vedere bene l'isola di Clark e anche la boa verde del canale sulla parte a sinistra. E in questa foto a infrarossi, dallo stesso posto, si riescono a scorgere meglio i dettagli degli alberi dell'isola. L'infrarosso fa la differenza quando si vogliono vedere i dettagli. E qui vedete le due immagini insieme. Se usiamo il calcolatore per la curvatura della Terra ad un'altezza di 5,18 metri e l'obiettivo lontano 31,5 km, il nostro target dovrebbe essere nascosto di quasi 43 metri. Come ho detto prima, l'isola ha un'altezza massima di 29 metri, secondo Wikipedia, più l'altezza degli alberi, all'incirca 30 metri, e questo vuol dire essere molto generosi nei confronti di un albero dell'isola. Nello scenario più negativo, l'isola è approssimativamente alta 59 metri nel punto massimo. Se osserviamo l'obiettivo nascosto meno l'altezza massima dell'isola, compresi gli alberi, si dovrebbe vedere solo qualche metro delle punte degli alberi sopra l'orizzonte, come si vede in questo esempio. E qui si scorgono le forme, i tipi degli alberi, oltre alle parti rocciose della costa dell'isola. Ora, se osserviamo l'isola Clark dall'isola Orcas guardando a ovest, potete vedere la parte più bassa dell'isola fra il nord e la parte in mezzo, dove, confrontata con l'immagine infrarossi, si può notare anche la costa col bordo più scuro. Per me questa è una chiara prova che non c'è alcuna curvatura. L'immagine a infrarossi mostra chiaramente la forma dell'isola, individuando le sagome degli alberi, le grandezze e anche la costa rocciosa da una distanza di 31,5 km. Il modello del globo ci dice che quasi 43 metri dovrebbero essere nascosti dalla curvatura, ma non c'è quello che si determina qui. Come dicono tanti altri, compreso me, non prendete per scontato le mie parole, andate e fate voi stessi i test e vedete che risultati ottenete. È solo attraverso l'osservazione e la sperimentazione personale che possiamo iniziare a scoprire veramente com'è il mondo attorno a noi. Questo è tutto, gente, gustatevi il video, mettete il like se vi piace, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Pace a tutti quanti.